Mario, tu sei un palermitano doc che è nato, cresciuto qui, che poi ha lasciato la sua terra per andare ad apprendere molto fuori e ritornare però di nuovo qui. Sono tornato, non so se per volontà o per caso. Praticamente ho fatto quasi 6 anni, poi ci andavo per i concerti. Una cosa importante è stata per me è stato Berlino, che ci sono andato prima per lavorare, poi ho studiato con un maestro importante. Cos'ha questa terra, questa città in particolare che non hai trovato fuori? Palermo, nel bene e nel male, è una città che ha un suo fascino, un suo limite. Sono state fatte molti danni a Palermo. Per esempio, che davano concerti a gente raccomandata. Ci sono state persone che hanno fatto dei concerti che non erano degni di entrare in una sala da concerto nemmeno come spettatori. Questa purtroppo è Palermo. Molti mi dicono qual è la cosa migliore che hai fatto. Ho detto quello di non andare a leccare a nessuno. E la cosa peggiore che hai fatto è quello di... Ecco, parlavamo poc'anzi di artisti con cui tu hai collaborato e per i quali hai composto. Fra tutti, cominciamo da Rosa Balistrelli, che tu hai accompagnato nella sua attività dal 76 fino al 90, anno Sì, della sì, sua sì, scomparsa. sì. Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando citiamo Rosa? Quando è venuta qua, che veniva dall'Egitto, mi ha portato quei piatti. Ha detto che lei, siccome si voleva riconciliare, perché lei non era cattolica, voleva che io componessi un'opera sacra per lei. Io l'ho fatto, ma poi lei è andata, che si chiama Mater Lacrimosa. Ci parlavi anche degli scritti sul sale, che fanno riferimento alla natura di questa terra, no? Sì, ma cioè, fanno riferimento a tutti i canti del mare che sono e a tutte le tonnare. Ci sono dei canti di Favignana, i canti di pescatori di corallo, i ritmi della salatura del pesce. Io li ho messi tutti nella ballata restare. Naturalmente lavorando per frammenti, perché i frammenti hanno un ritmo implicito e poi hanno un'armonia che è stato molto duro, ma è stato molto bello il lavoro, anche perché è stato apprezzato fuori e dalla critica. E Rosa se n'è uscita bene e me ne ha fatto uscire bene anche a me. Senti, fra gli altri autori siciliani con cui tu, artisti siciliani con cui tu hai collaborato, c'è anche Franco Scaldati, quindi hai cercato di unire teatro e musica. Ho fatto Buela con Franco. Ho arrangiato dei canti che lui aveva nello spettacolo, che ora lo spettacolo ce l'ha una sua discepola che si chiama Egle Mazzamuto, che ha fatto uno spettacolino che si chiama Elegia di quartiere, con delle musiche che io gli ho fatto tutti gli arrangiamenti. Ho collaborato con Ignazio Buttitta, che ho musicato Un ciclopo, I saltiri alla caccia. Non ultima Giuni Russo, che ha dato diciamo, voce agli scritti che tu hai composto, alle musiche che tu hai composto per Giorgio Albertazzi. Sì, le musiche erano verbatango, che il testo era di Borges, però le liriche dei canti sono, e la musica è mia. E ho collaborato con Giuni Russo. Io volevo una cantora che avevo conosciuto a Buenos Aires, molto bella, molto brava e anche bella. E poi mi hanno detto sia il produttore dello spettacolo, che era Ezio Trapani, e Giorgio di Giugni, e io li ho ringraziati per tutta la vita. Parlavamo prima di diciamo, quello che tu hai definito, che si definisce normalmente duende, di questo dono che fa la natura, no? In merito all'arte, che non si può inventare, che nasce con la persona. Come l'hai riconosciuto tu in te e come lo hai sviluppato? L'ha riconosciuto un cappuccino, un prete, dove io cantavo nel coro, avevo 9 anni. È stato mio padre che mi ha impedito, perché voleva che io diventassi dottore. Tant'è vero che quando mi sono iscritto in filosofia, mio padre mi ha tolto il saluto. Non voleva che diventassi musicista. Suonavo in un night importante di Monaco, di Baviera. Allora io guadagnavo
assaiissimo. E mandavo i soldi a casa. Allora mio padre, ma che cosa fa questo sciagurato? Tutti sa che ed è venuto di nascosto tanto per vedere che cosa facevo io a Mora. Quando ha visto che io suonavo in locale, allora è venuto e ha detto a mia moglie, ma lo sai che... Facciamo un salto al presente. A cosa stai lavorando? A tanti progetti, mi hai detto. No, ho finito di scrivere 4 liriche di Saffo per mezzo soprano e pianoforte. E poi ho fatto canti, cioè di Café Chantant. Tutti canti molto, molto conosciuti, che so, La Via in Rosa, oppure i canti di Erik Satie, di Kurt Weill, però in forma da camerista, pianoforte, violoncello e mezzo soprano. Parlavamo prima di tuo padre, delle difficoltà che hai avuto, no, nell'affermare questa tua vena artistica. Oggi questo problema non c'è più, o non ci dovrebbe essere più. Che consiglio ti senti di dare ai giovani che hanno e che vogliono nutrire la tua stessa passione? Devono andare avanti, devono sbagliare, devono andare a sbattere, però devono cercare. E Hermann Hesse, che tu conosci, diceva: Ich bin ein Suchender, io sono uno che cerca. Quando tu cerchi, bene o male, qualche cosa trovi. Se tu sei al posto giusto e tu sei, il momento lo trovi sempre. A Napoli, il collettore dove ci andavano a sbattere tutti, da Pino Daniele, era Roberto De Simone. Qua i collettori chi sono? Secondo te chi è un collettore artistico, culturale qui a Palermo? Ne ho conosciuti molti che dovevano fare, che non hanno fatto, che poi hanno pensato a se stessi. C'è un libro che io consiglio, di Zurlino, che dice Guida ai misteri, ai piaceri di Palermo, che noi ancora siamo affetti dalla sindrome di Federico II. Senti, raccontaci un po' una tua giornata tipo, quando componi, quando ti siedi a scrivere, quando pensi. Io penso che la musa non viene quando dice, viene quando recita, dice l'ispirazione, ma che è la disperazione. Una cosa importante che io ho detto sempre a tutte quelle che hanno il duende, di studiare in modo da avere il linguaggio per poter esprimerti. Ti hai un progetto per concludere che ti porti dietro da tanti anni che ancora non sei riuscito a realizzare? Se sì, quale? Non ci sono progetti da realizzare o irrealizzabili. Io penso che non ci siano cose difficili, o sono facili o sono impossibili. Un fatto platonico che non si può definire la bellezza. La bellezza soggettiva o la bellezza oggettiva? La bellezza ed è bella proprio perché è un fatto irrealizzabile. La bellezza sono le bellezze. L'ideale di bellezza è alzarsi la mattina, farsi la doccia e sentire Mozart. Oppure si deve fare una bella manciata di pane con la Milza, con Alberto.